Salve a tutti! Nuova puntata di questa serie su FIFA 19, sulla carriera del nostro Arus in quel di Danimarca. Perché c'è del calcio in Danimarca, che noi lo vogliamo oppure no. Comunque, proseguiamo il playoff, iniziato la scorsa puntata, il girone di ritorno. E noi abbiamo questa, è la prossima puntata, che possono essere parecchio importanti. Per la questione qualificazione abbiamo praticamente alla Bremby e poi scontro diretto con l'Obro che possiamo definitivamente distanziare da noi e poi la prossima puntata avremo Renders, scusate, vedo Renders e Midtjylland. Spero che con il Midtjylland, arrivate al Midtjylland, abbiamo già chiuso la cosa. Ora, faccio vedere, chi non ricorda, scorsa puntata, come ho cambiato la formazione. Allora, per il prossimo, comunque, una cosa c'è, il prossimo campionato, magari qualche centrocampista servirà, perché sto notando che di ruolo centrocampisti ne ho pochi. Molti sono adattati, come Johansen, che più o meno può fare il CC, allora me lo gioco. C'è Kirillov, che non mi sbaglio, il COC, e bene o male si può fare. C'è, molti sono adattati. Attacca sinistro, esterno sinistro. Diciamo che urgerà lavoro sul centrocampo. Terzino, bene o male, quello buono arriverà. Terzino destro serve assolutamente. Insomma, ci sarà a fare un discreto lavoro. Io prima di te voglio vedere un attimo una cosa, perché io al momento sarei tipo nella merda. Sarei tipo nella merda. Cerca giocatori. Una cosa, voglio vedere se c'è un terzino destro svincolato che posso prendere alla bisogna, perché è un problema. Perché è abbastanza un problema questo svincolati. C'è uno svincola, un terzino destro svincolato, possiamo prendere così al volo, giusto per tappare un buco. Allora, Oscar Ribera non mi sembra sto gran fenomeno. Justin Galley e Calle Taimi. Insomma, c'è il nulla. Il nulla assoluto. E vabbè, no, inutile fare altri ingaggi a caso, così non sprechiamo soldi, sprechiamo soldi. Poi adesso Brian Cubillos, cileno, però non mi sembra il suo gran fenomeno, no. Ok, croce non mi sembra. Vabbè, comunque basta, non distiamoci, dobbiamo giocare questo playoff. Avanti col Bremby. Vabbè, voglio controllare prima una cosa. Scusate, perdo un po' più di tempo del solito. Forse sto prendendo un po' più di tempo del solito nella formazione, perché voglio un attimo. Allora, modulo, ok, tattiche equilibrata. No, no, che palla lunga, no, manovra veloce. Perché tanto, insomma, abbiamo capito che in altro modo non serve a niente. Allora, Nakagawa, sentimi, inserisciti alle spalle, Bentner. Inserisci dalle spalle, Arancibia, inserisci dalle spalle. Le intercettazioni. Allora, io direi fare tutto aggressive. Aggressive, intercettazioni aggressive, Patkai aggressive, Galeba, tutti aggressivi. Dobbiamo essere aggressivi e vichinghi. Allora, Kanstrup, intercettazioni aggressive, Ampuero, intercettazioni aggressive, Pandaloschi, intercettazioni aggressive, portiere, posso fare il portiere intercettazioni? No, non posso. Vabbè, fa niente. Comunque, fatto questo, adesso andiamo. Vabbè, ti provo questo cambio. Dopo abbiamo fatto un punto in quattro partite, proviamo sto cambio, vediamo come va. Perché dobbiamo darci una mossa. Va bene che non stanno facendo molti punti. Là dietro, però dobbiamo accendere, se no a furia di non fare punti, no, qua magari cominciano a farli e ci prendono. Comunque, dai ragazzi, signori, avanti, avanti, dai ragazzi, yes!
Ok. Prepariamoci per assistere a questo big match di coppa fra due top team Sono di teso, livello sono parecchio teso, assoluto cioè dobbiamo internazionale. ricominciare a far punti per riassicurarci, diciamo, la qualificazione al prossimo turno dei playoff. Dobbiamo fare, perché c'è, insomma, dobbiamo arrivare fra i primi 4 assolutamente, c'è questo obiettivo, dobbiamo passare al prossimo turno dei playoff. Penso che ci sia il prossimo turno dei playoff. Comunque, scusate le tosse. E allora andiamo. Dai ragazzi, Loyola, vai Loyola. No, ok, calma. Di nuovo Loyola in mezzo. Oddio, ci credo. Lord, vabbè, dai, fa niente, dai, siamo belli tosti, dai, 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 dai. No, ragazzi, niente, niente è successo, niente è successo. Bravo Patkai, Ibra Caleb. Dai, che l'ho visto. Hiroto, 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 Hiroto. Prova a far partire il tiro. Occasione fallita per mettere la freccia. Avrebbero potuto mettere la partita in discesa con un gol nei primi minuti. Sarebbero potuti aprire spazi importanti ed invitanti per loro da sfruttare magari il contropiede. Sì. Ibra Caleb, ripartiamo, dai. Benissimo, Mini. Dai che c'è fallo, fallo. Vediamo sto giallo. Sì. Bella inquadratura, mi piace. Bella, mi piace sta inquadratura. Comunque. Ma no. Oh! No! Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro. Oh, la prima azione questa. Contropiede per sfruttare eventuali spazi. Qua è la prima azione. È la prima azione, qua. I rimpalloni e poi quello calcia di destra. Ma arriva Mark Lenders di Danimarca, che si chiama Tibling. Comunque, dai ragazzi. Dai ragazzi. Ma sì, vabbè, però, ma stiamo scherzando. No, no. Prendi, 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 prendi sta palla. Attenzione! Pallone fuori di poco. Ha riuscito lo stesso a calciare. Che quel pallone con te che lo lasciami andare. Non ti trovo nel gioco che ti menavo. Non lo so, non rispondono più ai comandi, non lo so. A metri davanti a sé, attenzione. Oh, manda via. Yes. Del portiere su questo colpo di testa. E poi rinvia però. Che cazzo rinvia a fare? Ah. La trama qui. Cioè, il secondo tempo, il primo tempo sarebbe finito comunque, eh. Ecco, grazie. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0. No, niente. Primo tempo quindi. Sono partite maledette. Ora sono diventate tutte partite maledette perché abbiamo iniziato alla grande. Occasioni su occasioni su occasioni. Alla prima occasione loro segnano. E la squadra si scioglie. Ora la seconda frazione di gioco. E io non so più. Non so più che pesci pigliare. Veramente non so più che pesci pigliare. Non lo so. Veramente. Le correndo davvero su ogni pallone fino a questo momento. Oh. Dai. Attenzione al tiro. Niente. C'è stata la deviazione del difensore. La squadra si è sciolta. E niente. Non è. Siamo sterili in attacco, ci manca sempre l'ultimo passaggio, l'ultima cosa. Non abbiamo più quell'incisività in attacco. Ah! Oh! Ma quello non lo vediamo fuori gioco qui. Va bene. Ok. Va bene. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. Cambi. Cambi. Cambi, cambi, facciamo nei campi. Arancibia, me morto. Arancibia, me morto, Petre. Bentre, non l'ho visto più. E quindi Petre. E poi Galeano. Posso di Patkai. Oso, tre cambi. E oh, dobbiamo recuperare la sta partita. Può metterla in mezzo. Dai. No,
Manda ecco il tiro. Locatelli Locatelli da solo per via. Gnocchi. Sono già avanti di un gol. Questo corner Non può essere riusciamo a un'occasione uscire. per. Siamo nei minuti finali, partita ancora Vai aperta. roto. Ogni errore può essere decisivo. Vai roto. Vai roto. Vai roto. Che fa? Lodiamo sto cartellino Tiro di rigore adesso. ed un giallo. A giallo. È arrivato il cartellino, Giallo. ammonizione che mi sembra sacrosanta. Giallo, questo è Tiro, giallo. non accenna nemmeno una protesta. Buon lavoro. Sade. Niente. Non lo fanno sto in zocca. Io Dribbling. quando mi premo X per fare un passaggio si blocca. Prova a calciare. Intervento del portiere Si che blocca. tiene ancora in vita questa squadra. Se avessero C'ha la avuto un paresi po' di rimessa, mentale. avrebbe calato il sipario sul match. Dai. Occhio al corner. Intervento importante del difensore che Come avete in angolo. importante il difensore. Ma l'ha tirata lui, ma. Dei cross. Mini. Mini. Arriva la segnalazione. Sarà calcio di punizione. Palla Dai. in area. Vabbè. Non sembrano davvero avere pietà. Sembrano volersi fermare. Ancora gol. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Teo, Vabbè. È grazie. incredibile. Tutto questo è incredibile. Ha dell'incredibile. Squadra come si è Bella l'azione, spenta, davvero come. pericolosa. Match che finisce qui. Sconfitta che. Cambiamo ancora. Cambiamo ancora. Possiamo fare altrimenti. Ne dobbiamo rinforzare il centrocampo. Dobbiamo rinforzare il centrocampo. Terzino destro, Bandaloschi, tutto il campionato è un problema. Intanto facciamo allenamenti. Ma per Galeano posso metterci qualcos'altro? A Galeano che non sia questo. Qualcosa sulla resistenza. Forza. Marcatura scivolata. Marcatura. Passaggio corto. Finalizzazione di. No, io difesa, magari. No, no, niente. Sempre lasciamo lui. Lasciamo così. Devo sa fare la resistenza perché 62 è poco. Cioè, se mi muore in tempo. Klausen mi sta crescendo. Potrebbe essere una buona risorsa per il futuro, però. Porca miseria. Non siamo messi bene per niente. E andiamo alla prossima partita. Interruzione, ovviamente non ci arrivo. E poi tra l'altro le ultime due partite dovrò farle che. Allora, conferenza stampa, no, non la voglio fare, però voglio vedere un attimo la classifica. Adesso la classifica voglio vederla un attimo. Ah, allora l'Obro ci giochiamo noi contro. I Renders hanno pareggiato. Allora, se vinciamo, dovessimo vincere contro l'Obro. Ci porteremmo a 52, 8 punti di vantaggio. Avremmo la certezza matematica del quarto posto. Nonostante tutto, nonostante i risultati assurdamente brutti, avremmo la matematica certezza del quarto posto. Guardate il calcio come piuttosto meno male che mi sono preso tutto quel vantaggio a suo tempo. Io voglio vedere anche Johansen come si è messo però ci esco 84. Simula e il Gialmari come è messo 89 controllo come controllo 85 io tengo Gialmari Nakagawa eventualmente entra dopo Arancibia stesso discorso dove sta già Stage eventualmente Arancibia entra dopo. Allora, Patkai, qua c'è Teo Galeano e qua ritorno di un po' di gente. Kirillov è il tuo momento. Kirillov è il tuo momento. È il tuo momento, Kirillov.
Galeb per ora lo si tiene, poi ragioniamo sul da farsi anche. Anzi, no, to Johansen. Tanto peggio di così non può andare. Bandalowski non possiamo cambiarlo, che è l'unico terzino destro che abbiamo. Ampuero, Backman al posto di Ampuero. Non possiamo fare altro, sono combinato così. Va bene. Ora giochiamo contro l'Obro, quel famoso Obro di Babayan. Quello calcio volante dalla linea laterale, la palla altissima e poi finisce sull'incrociatore. Quello là, quello. Ok, giochiamoci questa seconda partita. Ora, cioè, nonostante un ruolino di marcia orrendo, noi abbiamo possibilità di guadagnarci la qualificazione in 2 giornate in anticipo. Nonostante tutto, non ce la meritiamo, ma per niente. Ma possiamo farlo. Oh. Signori, dai ragazzi, Yar! Va bene. Partita importantissima. Ribadisco, non Benvenuti ce in lo questa saremmo sfida. Con meritato. me, come sempre, c'è Per come Stefano. ci siamo giocati i Ma come non playoff, non anche ce lo saremmo Daniele. affatto meritato. Ma con una Il match può vittoria diventare una noi svolta per la stagione. potremmo Vincere e fare un passo in garantirci avanti il verso le quarto condizioni che posto. valgono l'accesso alla Ci UEFA basta Europa solo League del vincere. prossimo anno. Da non sottovalutare ovviamente il fattore Ci campo, vero manca, Stefano? cioè, Beh, sì, giocare di fronte a un dobbiamo trofeo pubblico con buona soltanto parte dello stadio che fa il vincere. tifo per te può fare la differenza alla fine, anche Vinciamo se sta partita chiaramente e in chiudiamo il campo poi discorso. ci vanno i giocatori. Dai ragazzi. Yar! Ecco la formazione. Particolare Ehi, sarà Pungimenti al no, modulo no, base. no, Anche la posizione dei centrocampisti mi sembra piuttosto in linea con la. Allora, occasione per bravo affrontare il Dessen. vantaggio. E chi l'ha Portiere che chiesto blocca di senza problemi. rinviare? Pallone più fondo, Attenzione, stage, pericoloso. stage, stage, Ottima la verticalizzazione. stage, Palla stage, lunga per Pungimenti. stage, 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 Conversione di 1-0, Pungimenti. dai Pungimenti ragazzi, avanti dopo pochi dai, minuti. Rete dai lanciata la loro e vedremo se ora ragazzi, continueranno a alla fine ha crescere sul fatto bene, marcatore per ha sfruttare fatto bene, l'impeccabile grandissima difesa e torre liberano un po' il del pallone. Lord, e Rivediamo il stage, controllo dall'altra si invola guardia. in porta, dai ragazzi, 1-0, dai ragazzi. Comunque è arrivato il Dai primo tempo, ancora ragazzi, 1-0. Yar! Calma, no, Spazio per il cross. bravo lo io, la prendi la, sì vabbè non ci credo, Hanno meno l'occasione di male Jessen, perfezione. meno Verrà il male, gol del pareggio. Jessen ci salva Palla in ancora, out. no, Premia la corsa sulla no, fascia. manda La mette in via, mezzo. via, ok, Attenta qui la difesa. Palla lunga. no, vabbè, ok. Buon recupero del No, pallone. Palla in sì, avanti. Palla vabbè. in E chi giro. cacchio è Hanno trovato il gol del questo? pari. I loro sforzi sono E stati chi è? assolutamente ripagati. Tutto da rifare E dunque chi se la partita si è? fosse ancora sullo 0-0. Certo è che ora potranno sfruttare di essere Greybold. vincere al loro vantaggio. Chi è? Chi sei? Po palla Alexander Kirkevold. Hanno pareggiato Cazzo sei? 1-1. Un boss di Dark Souls, cosa sei? Comunque. Dai, dai ragazzi. Yar! No! No, man. Oh, prendi pa, prendi pa, prendi pa. Ma perché non ne prendiamo una di testa? Perché? Gran Fuori, meno tiro, male. c'era ottimo intervento, senza Bella! Stage, fronzoli, punta stage l'area, ancora. Io davvero non buono difetto sulla capisco perché piazza, non lo caccia fuori. Non capisco perché non li caccia fuori, giallo, è davvero giallo, è fortunato qui sempre quindi giallo, è Maurizio, sempre buona cassa giallo, di buon è grado, sempre giallo. Cioè, ora io Maurizio dico, ora, Ciara che tocca giustamente questo Ciara, secondo gioco del questa è calcio è un'entrata giallo. nettamente fallosa in Questo è scivolata, un regolamento di gioco del Stefano calcio, si fallo da dietro a avanza, sta maniera a tiro formice, duro è solo ed giallo. evita. Ma dite voi, chi batte? Non penso che andrà il tiro alla Cambia linea, meglio metterla tiratore. dentro per Si vedere deve, una ti ba deviazione. Ventre deve battere. Deve battere Bentner, certo. E chi testa chi la piglia? Io? Cross in mezzo. Kirillov! Grande intervento del Oh. portiere. Vabbè, Ci si sta ancora dai, in fa area niente, per quel dai. calcio d'angolo. Vai Backman. Passala. Bandalowski. Apre il gioco. Potrebbe crossare. Cross Cerca il Bandalowski. traversone. Buono lo lascio con Kirillov. il difensore. Oh! Palla a casa sua. Bentner!
Tutto fermo, gol annullato per potenziale di offside. I giocatori chiedono spiegazioni all'arbitro e al suo collaboratore, anche se il fuorigioco mi è parso che ci fosse. Ecco il replay del fuorigioco. Non voglio vederlo, non voglio vederlo, non voglio vederlo, perché sennò, sennò io... Vabbè. 3 minuti, fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fino all'ultimo. Loyola, Loyola, dove sei? Loyola, dove cacchio sei? Il gol del vantaggio, approfittando anche di una difesa tutt'altro che impermeabile. Sono la peggiore del campionato, e beh, il motivo ci sarà. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Spazza via di caso. E fammela finire stazione, porca miseria. 2-1 al termine del primo tempo. No, io non so che dire. Loyola, Loyola era Gita Preno, io no. Meno male che l'anno prossimo arriva un terzino, che arriva il terzino che l'ho preso a scadenza di contratto, meno male che Loyola, Loyola lo mettiamo come magazziniere, Loyola. Non so, non riesco a capire, c'è nel girone, nella stagione regolare, giocare così bene, poi i playoff, playoff il dramma. Playoff il dramma. C'è aria di cambio. Loyola, Loyola. Cross, Loyola. Niente. Johansen. Occhio al tiro. Niente. Facile qui la parata del portiere sulla conclusione da fuori. Si prova disperatamente a fare qualcosa. Bella. Simula Gialmari. Gialmari! Non ci credo, vabbè, non ci credo. Pulisce la tre quarti evitando non, non c'è, non può essere vero. Davvero non può essere vero sta cosa. Non può essere vera sta cosa. Davvero io non posso credere che sia vera una cosa del genere. Kastrup. A dove cacchio? Ok. Calma. Allora, Galeano mi sta morendo in campo, quindi Pat Kai. Johansen mi sta giocando bene. Galeb e Petro, io voglio dare fiducia a Petro. Adrian. Adrian Petro, che il Lord oggi non, che il Lord oggi non mi sta non si sta vedendo. Primo palo. Bene. Palla verso il centro dell'area. Attento Ibra. Qui il difensore che tiro. No, vabbè, io non. E si infortuna pure uno. Chi è? No, no, se si. Cioè, se è finita. Se si infortuna. Se si infortuna, se è infortunato. Bandaroschi è finita perché. Devo inventarmi un terzino che non ho. Devo inventarmi davvero un terzino che non ho. Se si è infortunato Bandaroschi. Matteo Barzaghi. Ok. Passa, no! Niente, niente, una cosa buona non riesce! Dai! Oh! Niente, vabbè. Vai, vai, dai, sbrigati! Sì, vabbè, Bachmann però, cioè, la stiamo dicendo sul serio. Dai, gioca, ok. Petre. Simula. Dai, Galeb, Ibra. Ibra Galeb! Ibra Galeb! 1-1! 2-2, anzi! Pareggio! A poco dalla fine! Hanno riaperto una partita che sembrava già chiusa. Tutto può ancora succedere. Signore! Pareggio che è arrivato proprio nell'extra time, nei minuti di recupero. Gioia incontenibile per loro! Sto pareggio ha salvato una... Le due squadre Galeb! Galeb ha salvato una stagione con sto pareggio. Probabilmente ha salvato una stagione. 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 Con questo pareggio andiamo a 6 punti dalla. A 6 punti dalla quinta. Ci basta un punto per essere sicuramente quarti. Ci basta un punto.
Con un punto siamo sicuramente quarti. Però dobbiamo essere sinceri, non ce lo stiamo meritando. Questa qualificazione non ce la stiamo meritando. Non ce la stiamo meritando perché proprio stiamo facendo tutto male. Arancibia F. Ora andiamo, boh, vediamo se nel frattempo. Ora siamo già contro il Renders. No, 5 punti abbiamo. 2 punti dobbiamo fare. Dobbiamo fare 2 punti. 2 punti per essere sicuri di qualificarci. O una vittoria o due pareggi. E a questo punto la prossima. Il mio ruolo è club Amini. Amini, ti pare il momento? Amini, ti pare il momento? Comunque, prossimo. Minchia. Allora, c'ho Bandosi che non è infortunato, ma è tipo morto di stanchezza. E per gli altri posso fare cambi, ma anche perché molti di loro erano riserve per i fatti loro. Ma non lo so. Non lo so, comunque. Vedremo. Vedremo nella prossima puntata che sarà l'ultima di questo girone. Dobbiamo fare 2 punti. Dobbiamo fare almeno 2 punti per essere sicuri di qualificarci. Poi, se dall'altra parte, cioè, ci aiuta, cioè, allora, giochiamo contro il Renders, giochiamo contro il Renders, è l'ultima in questo girone, è l'ultima, l'ultima classifica di questo girone. Se riuscissimo a battere il Renders, ci saremmo qualificati, anche se non ce lo siamo meritati. Comunque, vedremo, vedremo la prossima puntata, sarà troppo importante, davvero troppo importante. Detto questo, signori, semplicemente, saluto tutti quanti voi. Alla prossima!